Siamo con Stefano Usai, capitano della Nazionale Maggiore della Federazione Italiana di Football Sala. Siamo nella settimana di Italia-Austria. Tu e i tuoi ragazzi vi sentite pronti? Assolutamente sì, prontissimi. Non vediamo l'ora, anche perché ci siamo salutati l'ultima volta alzando la Coppa del Mondialito e vogliamo proseguire su quella strada lì. Quindi vogliamo vincere, bissare la vittoria che abbiamo ottenuto in Austria a gennaio dello scorso anno e andare avanti per la nostra strada, anche perché il cammino è lungo, avremo un bel torneo a Imperia, dove ci scontreremo con la Francia, con i cugini d'Oltralpe, sempre un derby molto acceso per noi, e poi il cammino proseguirà fino a maggio, quando, come lei saprà, avremo quell'appuntamento in Russia, che insomma è una di quelle Certo. occasioni storiche per noi, perché, insomma, non vediamo l'ora, non Quindi vediamo siete l'ora di affamati di giocare. successo. Assolutamente E sì. sì, con Diciamo Italia e che Austria. chiamiamolo successo. Io preferisco parlare di vittorie, ma comunque è la stessa cosa, dobbiamo sempre vincere, ci mancherebbe Giusto. altro. Con Italia e Austria arrivi a 40 presenze con la maglia azzurra e hai 43 anni. Quali sono le emozioni più forti, le più belle che hai provato in questi anni di azzurro? Guarda, ci diamo del tu, sì. Sì, tranquillo, non ti preoccupare. Dovrei tenerti un'ora al telefono perché se sono capitano è perché la storia è piuttosto lunga. Diciamo che Restringiamo il campo alle più recenti, allora. sì, oppure partiamo dall'inizio. La prima partita con questa maglia è stato qualcosa di fantastico, è un'emozione unica, sentire l'inno di Mameli. E oltretutto gli spalti erano pieni di bambini perché era un'occasione per un trofeo di bambini, quindi era pieno. Noi nella partita della nazionale era proprio alla fine, si svolgeva alla fine del trofeo, quindi era un po' il punto più alto della giornata e vedere tutti questi bambini. Comunque ha già sentito durante l'inno qualcuno che cantava, è stato il battesimo del fuoco per me, è stato bellissimo. Ancora adesso c'è un video che gira su YouTube perché in quell'occasione avevo avuto la fortuna di fare un po' su punizione e questi bambini erano scesi in campo e qualcuno aveva carta e penna, mi sono messo a firmare autografi sotto gli occhi dell'arbitro, quindi è stata una cosa Molto emozionante. particolarissima. Io credo che certe emozioni si possano vivere solo con la maglia della nazionale, non c'è club, non c'è serie che ti permetta di vivere certe situazioni e certe emozioni fantastiche. Questo penso che sia il motivo per cui assolutamente non mollo, voglio andare avanti e farmi trovare sempre preparato nonostante l'età che comunque avanza, però ci alleniamo Date e sempre il cerchiamo di 100%. assolutamente al 300%. A proposito appunto dell'età che avanza, ti auguri, nonostante appunto le 43 primavere, di essere tra i ragazzi che andranno all'Europeo il prossimo maggio in Russia? Ma guarda, io ti devo dire la verità, io guardo al mondiale in Argentina, non all'Europeo in Russia. Quindi non ti accontenti? No, io voglio chiudere la carriera in Argentina, D'accordo. quindi Dove è sì, nato il... sarebbe una. Dove sì, in Sud America è nato questo sport e beh, sarebbe bello adesso, vabbè, è ovvio che in questo momento è un sogno con la S maiuscola. A parte una battuta, pensiamo agli europei a maggio e lì potremmo veramente staccare il passo per i mondiali in Argentina e beh, a quel punto sarebbe veramente la chiusura di un cerchio e a quel punto potrei dirmi davvero appagato e potrei chiudere in gloria. Là. D'accordo, quindi diciamo che vuoi battere ancora dei record oltre a quelli che hai già battuto, cioè... Sì, beh, adesso io ho la fortuna di essere il giocatore italiano che ha vinto di più in questo sport, ma come dico sempre, perché mi sono trovato il momento giusto, con i compagni di squadra giusti, perché è uno sport di squadra, quindi Esatto. le mie vittorie sono sempre da condividere con i compagni di squadra, sia di nazionale che di club. Quindi,
sono in questo mi reputo molto fortunato, felicissimo di tutto quello che ho avuto finora, però vivo la giornata e come ti dicevo si vive di vittorie quando si deve fare il giocatore, lo sportivo, e quindi si guarda sempre a quella che deve arrivare, mai a quello che c'è stato prima, se no vai, se no ci fermiamo. Ho capito. Ma senti, oh, si parla della leggenda della tua bombonera, cosa mi puoi dire riguardo a questo? è uno dei segreti della mia longevità. D'accordo. Sì, praticamente in buona sostanza io sono uno che è riuscito a portare la carriera così a lungo proprio perché non ha mai smesso, si è sempre allenato bene, non peraltro sono anche lavorato in scienze motorie, quindi questo mi aiuta. E prima di sposarmi diciamo che ero tesserato per diverse squadre, facevo 4-5 partite alla settimana, poi giustamente mia moglie mi ha messo un po' uno stop, allora il compromesso è stato che nella mi può ridere dirlo, ma lo diciamo a questo punto, a casa ho fatto un campetto e lì mi alleno per conto mio e spesso mi capita di giocare. Anche col presidente? È capitato anche che è passato da quelle parti il presidente. Sì. Ho capito. Senti, esatto. Un'ultima domanda. Anzi, no, ma chi ha vinto tra te il presidente? Eh no, ma io me lo sono messo in squadra. Sì. Ah, ok, quindi volevi farlo dirmi, insomma. Da buon paracuro. D'accordo. Allora, un'ultima domanda, poi ti lasciamo andare. Un pronostico su Italia-Austria e secondo te chi sarà il miglior giocatore? Allora, intanto devo dire che il nostro è un percorso in crescita. Dalla Spagna siamo passati al Belgio, dal Belgio siamo arrivati al Mundialito, sia nelle trasferte di Spagna e Belgio ho visto una crescita, al Mundialito abbiamo vinto, quindi è stato il top, dopodiché però il percorso continua e deve portarci poi agli europei nelle migliori condizioni possibili. Io credo che il miglior giocatore non potrà che essere il gruppo, non è una frase fatta, ma certo. Noi comunque abbiamo lavorato tantissimo su questo, a cominciare dall'allenatore, dal vivo del giudice, che come io dico sempre è un gran professionista, tecnicamente non si discute, ma dove veramente vince le gare come motivatore, quindi io credo che è diventato un valore aggiunto alla squadra. Abbia dato un valore aggiunto lui e sia sempre partito con l'idea di costruire un gruppo vincente, a prescindere dai giocatori, perché poi, come sempre, per mettere quella maglia devi comunque essere un bel giocatore, però noi siamo partiti, lo si vede vedendoci giocare, da capacità non solo tecniche, tattiche o atletiche, ma anche proprio di saper interpretare i ruoli, perché bisogna capire che non stai mettendo la maglia di un club molto prestigioso, ma stai portando in giro il tuo paese per l'Europa. Devi dare tutto. Devi avere delle motivazioni che vadano un po' oltre la normalità. Ecco. D'accordo. Invece proprio il risultato finale? Ma io penso che anche con l'Austria queste cose si vedranno. Quindi, a prescindere dal fatto che io sia sempre dell'avviso che essere scaramanti ci porti sfiga, e quindi non ho problemi a dirti che vinciamo alla grande. D'accordo. Mancherebbe altro. Va bene, ti ringrazio immensamente e speriamo per il meglio. In bocca al lupo per sabato. Grazie a te, Forza Italia. Forza Italia, ciao. Grazie, ciao. Ciao.